La novità meno necessaria. Vabbè, secondo me è facilissimo. Vai, no, dimmela tu, dimmela tu. Nico, bentornato. Bentrovato. Grazie. Nuova puntata del nostro Toc Café, il caffè già pronto. Rilassantissimo caffè già pronto. Rilassantissimo. Che magia averlo già qui. Sì, In genere lo si è aspettiamo. materializzato. No, una nuova puntata del nostro nuovo Toc Café diviso in capitoli. Nostro format nuovo. Il nostro nuovo format, dove però direi che con Watches and Wonders, che non si è ancora concluso, no, Appena si è concluso. appena concluso, questa puntata uscirà fra qualche giorno, non troppo, però quale momento migliore per parlare di novità Di novità e e delle pagelle, delle pagelle, quindi delle perché novità, fantastico, e poi un unboxing della fiera in speciale generale, della quindi. fiera in generale, alla quale purtroppo non ho potuto partecipare mentre tu eri presente, quindi ci racconterai magari Io devo per forza andare. qualche aneddoto. Tu devi, ma insomma, credo che sia uno sforzo Ma piacevole. è uno sforzo, guarda, super piacevole. Immagino. Poi quest'anno ero con mia sorella, quindi è stato ancora più piacevole perché ci sosteniamo a vicenda, anche negli incontri con le marche, nella selezione delle novità, diventa anche divertente. Beh, certo, Sai, immagino. È anche una puntare. passione, poi ti conosco, ti conoscono, sei un grande appassionato, non sei certamente soltanto un commerciante, sei prima un appassionato, quindi stare lì Assolutamente. da insider, magari con gli affetti, è ancora più bello. È stato fantastico, ma ti dico di più. Io di fiere di Ginevra, di Baselworld, ne ho fatte tante. Raramente è capitato, come quest'anno, di essere veramente molto entusiasta, proprio Come mai? gasato. Ma Cosa perché c'era di nuovo? c'erano tantissime novità elettrizzanti di tante brand e tante novità assolutamente non banali. E alcune che hai portato anche qui, E alcune da che ho Mario portato Moss. anche qui, sì, che sono già presenti qui per fortuna, perché alcune sono arrivate esattamente mentre noi eravamo ancora al Ah. Salone di Ginevra, sì. E ne parleremo adesso pian piano, di volta in Sì, volta. tra l'altro, come dicevamo, un nuovo Toc Café con unboxing speciale. E poi con la tua selezione di orologi. L'unboxing speciale, mi anticipavi, si tratta proprio di una novità appena Sì. presentata. L'unboxing speciale che faremo dopo è di Non lo un. anticipiamo. La regia ci dice, Che dovremmo informare il preferisco, sì, pubblico? dovremmo informare che c'è un vento molto forte C'è un oggi tornado in via Sparadio. qui a Bari, quindi potrebbe sentirsi, se il nostro montaggio non riesce a fare miracoli, potrebbe sentirsi, vero regista? Però Si sente sì, probabilmente qualcosina, un suono di qualcosina. sottofondo, quello è il vento. E ve lo dovete fare andare bene. Che è pure piacevole, per noi è Per piacevole, noi è speriamo piacevole. anche per chi ci segue Come da il casa. nostro caffè. Allora, Esatto. prima del caffè, Watches and Wonders. Sì. E pagelli a questo punto. Ma Ok. ti faccio domanda a bruciapelo. Vai. L'orologio che ti è piaciuto di più, anzi, la novità che ti è piaciuta di più, è quella che ti è piaciuta meno, di cui si poteva fare a meno. Di cui si poteva fare a meno. Sì, diciamo così. Allora, aspetta che devo Domanda raccogliere. difficile per uno come te, credo. Domanda difficile, sì, perché abbiamo visto, noi trattiamo tanti marchi, abbiamo visto, Direi quasi tutti. magari, abbiamo visto tantissime novità per ogni marchio, alcuni marchi chiaramente ne hanno presentate poche. Posso iniziare col dirti magari qual è quella che mi è piaciuta di più? Certo. Quella meno necessaria, sarà difficile, perché È difficile, spesso. anche per me è difficile in realtà. Ma anche perché spesso alcune brand introducono dei restyling di linea che tu potresti trovare non necessari, ma che magari per la brand erano degli step obbligati. Certo, ma così come possono anche essere invece graditissimi da tanti altri, Da anche tanti perché consumatori, sì, certo. arrivano dietro, immagino, conoscenze del mercato che io non ho, per esempio, quindi alla fine Certo. ci limitiamo ai gusti personali, ma Sì, sì, sì. sono solo quelli. Quindi, quello che ti è piaciuto di più? Allora, cavolo, una sola ne posso dire. Sì, una sola. Poi parliamo anche degli altri, quello che ti è piaciuto quasi quanto, però quello che ti ha colpito subito, la prima cosa a cui pensi
parlando di Watches and Wonders. Uh-huh. Cavolo, è difficile. È proprio difficile. Io ce l'ho. Ce l'hai? Sì, ma diciamo è anche quella più sensazionale. Che riguarda Rolex o Patek? No. No? No, no, no. Mm. Bulgari, l'Ultra. Ah beh, ok. Record okay. del mondo. Va bene. E Ultra non rientra certamente, però ecco, quello è quello che mi ha colpito di più. Quindi che ti ha colpito di più in quel senso? Io pensavo di ciò che hai ordinato. Cioè di ciò che io No, da appassionato. Ciò che ti ha colpito di più l'Ultra, sì. Beh, 1.7 mm di spessore, certificato COSC, tra l'altro. La cosa che continuo a dire mi affascina di più è questa voglia di Bulgari di investire nel comparto orologeria, che per qualcuno magari poteva non essere la mission principale di Bulgari, no? Certo. E invece no, per loro è quello, è anche quello, e quindi se devono fare il massimo lo fanno anche negli orologi. Lo fanno e questa cosa mi col massimo della forza e degli investimenti. Beh, così, loro investono tantissimo in ricerca e sviluppo anche, ma poi tu hai seguito benissimo tutti i premi che ha vinto l'Octo Finissimo nelle varie declinazioni. Il calendario perpetuo più sottile del mondo. Petizioni minuti. Ma questo discorso dell'Ultra è divertente, perché loro avevano già avuto un successo pazzesco con la prima versione, sì. Che era poco più grande di 1.7, con un minimo, possiamo dirlo, un minimo sforzo. Richard Mille ha battuto quel record di decimi, e quest'anno Bulgari se l'è ripreso indietro. Sì. Ma poi, cioè, ci sarà un limite, perché sì, si continua, qual è il limite fisico per un orologio meccanico? Purtroppo mi hanno spiegato che c'è un problema anche di flessibilità. Eh sì, a un certo punto diventa un foglio. Quindi c'è un discorso di resistenza dei materiali, senz'altro, quindi il titanio grado 5 che utilizzano è durissimo, certo, però poi tu hai un vetro sopra e sotto. Sopra e sotto. E quindi e all'interno c'è questa foglia di movimento. Allora, la corona, per esempio, mi fa sorridere, la corona che è in verticale, è no? Sotto, è messa, sì. Perché, tu fai così, sì, perché sennò come si fa? Ma allora, noi siamo arrivati la sera prima che iniziasse la fiera, avevamo una cena da Bulgari in cui il CEO ha fatto la presentazione di questo orologio a tutti i partecipanti, a tutti gli invitati. E dopodiché questo orologio girava tra i tavoli di tutti i vari L'Ultra? Paesi. Sì, tra cui anche c'erano diversi creator, influencer del settore dell'orologeria. È arrivato anche al nostro tavolo dell'Italia e quando l'ho provato devo dire che ho avuto qualche momento di tensione nel riaprire il bracciale. Perché fa forza? No, avevo paura di forzare io. In realtà poi l'esperto di grandi complicazioni che era con noi, perché non ti lasciano un secondo. Un pezzo del genere. Sì, 20 pezzi mondo. Tu per guadagnare, per risparmiare spessore, praticamente il bracciale, come anche nella versione precedente, quando si apre, dai due lati è vuoto, perché le parti su come cui si anche piega, qui è scavato. Ah, lì è vuoto lì completamente. È vuoto, quindi quando tu lo apri... Quando la chiusura fa parte del bracciale. Bravissimo. Ah, questo particolare quindi non tu, lo conoscevo. Nel momento in cui fai così, questa parte qua su è vuota, va all'interno. Questa sotto va all'interno. Sì, sì, sì. E completa il bracciale. È completa. Quindi tu da fuori non vedi mia. È incredibile. Spettacolo. Quindi non sai dove schiacciare, hai paura, no? Senti, fai tu, toglimelo tu. Spettacolo. E com'è al polso questo orologio? Non è troppo più grande di questo, è che quando lo vedi così fa spavento. E al polso naturalmente non si sente, già questo insomma... Ho fatto delle foto, qualche video, poi te li passo. Okay. Sì, già non lo senti assolutamente. Già questo non lo senti, ma quello è proprio... è un foglio. Io gli do 10. Quindi è questa, sì. 10 anch'io, ma sì, 10 pieno, darei anche la lode. Con lode. Si può dare la lode. Sì. Beh, è comunque è l'orologio modello più sottile al mondo, sì. Quindi comunque se la merita a prescindere. Sì. Però anche stilisticamente mi è piaciuto più del precedente. Anche a me. Anche perché a me soprattutto non piaceva il quirk. QR. No. Soprattutto per quella cosa lì. E penso che gliel'hanno raccontata. E loro hanno agito anche di conseguenza, oltre che per fare senz'altro una cosa diversa, una cosa un po' diversa stilisticamente, però sì, non era proprio... Sì, un po'... E tu sai che hanno fatto anche una versione in platino, anche più rara? No, dell'Ultra? Sì. No. Cioè, se giri sui social c'è, perché... Ah, no, mi è sfuggito. I due contatori, che sono blu. Mi è sfuggito. Bene, sicuramente la facciamo vedere, sì, in sovraimpressione. Sì, sì.
poi ti faccio vedere come, come trovarlo. Per quanto riguarda me, la novità che più mi ha colpito, io guardo questo discorso anche sotto un profilo commerciale. Commerciale, d'accordo. E può anche essere di molto inferiore l'eventuale listino, non è quello che deve colpirti, quindi sentiti libero di dire qualsiasi cosa, insomma. Beh, a me ha sorpreso tantissimo questo calendario perpetuo, non perpetuo, ma calendario eterno che ha creato IVC. Sì. IVC ogni anno ti sorprende. Anche loro ci danno dentro con la manifattura. Non soltanto con evoluzioni tecniche, anche stilistiche, semplicemente di design, no? Sì, sì. Anche concettuali. Concettuali, sì. Perfetto. E questo calendario eterno mi ha sorpreso di brutto, perché è un calendario che potenzialmente può andare avanti per 100.000 anni. Sì. Sempre se tenuto sotto carica, ma va per 100.000 anni. Quindi tu, non so, lo compri oggi, ma in realtà lo lasci in eredità all'umanità. Chissà l'umanità quanto durerà. Ma chissà se durerà. Però è quel concetto un po' legato all'orologeria e poi anche al senso della vita, no? L'eternità in un orologio per un appassionato. È vero. Che poi bella questa novità. Questo è un discorso super interessante che hai appena tirato fuori, quello dell'eternità nel segnatempo. Sì. Non ci dimentichiamo che tutti gli orologi, il tuo, il mio, comunque l'orologeria svizzera è diventata grande perché ha da sempre realizzato delle opere d'arte che durano nel tempo, ma non in una vita. Certo. Patek ne ha fatto il suo motto. No? Perfetto. Secondo me il motto più bello non esiste nell'industria dell'orologeria e l'ha centrato in pieno. Oggi tante aziende ti fanno l'estensione di garanzia da 2-8 anni. Potrebbero fartela da 2 anche a 20 anni. Certo. Perché davvero, quando raccontai a mio padre questo discorso che molte aziende avevano introdotto estensione di garanzia, a lui venne da ridere perché si ricordò di quando a un certo punto Cartier garantì i suoi orologi a vita, per la vita del suo proprietario. Che è vero, in realtà potrebbe garantirli anche per molto di più. Poi magari è un discorso anticommerciale la garanzia troppo lunga, salvo dover rispettare dei paletti tipo mandarlo ogni tanto a farlo controllare, e chiaramente un utilizzo coscienzioso dell'orologio. Però tutto ciò che viene prodotto nell'industria oggi, da un certo livello in su chiaramente, è destinato a durare. Ho tanti amici che hanno posto orologi che ormai nel 2024 hanno 100 anni, non ci vuole tanto, è un orologio anni 30 e ancora oggi se è stato ben mantenuto è utilizzabilissimo. Sì, assolutamente sì. E il voto a questo IVC eterno? Io gli do un 10 pieno. Mi piace tutto, mi piace anche questa nuova estetica che hanno dato a tutti i calendari perpetui con questo glass box. Sì, stupendo. Me lo facevi notare prima. Troppo bello. Vabbè, è anche vero che stiamo parlando di altissima orologeria, calendario eterno, l'orologio più sottile, cioè se noi gli diamo 10, allora, non ecco vedo perché, a vedi, chi dovremmo dare. Mi hai trovato interdetto, perché io... Perché come fai? Io continuerei a pensare invece alla novità che più mi è piaciuta, che è anche abbastanza commerciale, abbastanza perché comunque non ha un listino contenuto, ma è sicuramente più vendibile di un Ultra che sono 20 pezzi mondo. Certo. E ha un listino pazzesco, altissimo. Sì, non è un orologio per comuni mortali. Assolutamente. Però come novità nel mondo dell'orologeria, comunque si meritano indubbiamente tutte e due un 10. Quella invece che ti ha fatto meno battere il cuore? Ti stavo per dire un'altra che... No, dimmi un'altra. Sì, sì. Beh, è sempre un Bulgari, però è un 8 Cassa Roma. Uh-huh. Quindi non finissimo, che è praticamente la cassa è composta a sandwich, ha carbonio sulla lunetta e la parte superiore della cassa e sul fondello. Quello di cui parlavamo prima. Tutto intorno, sì. Vetro zaffiro sopra e sotto, vetro zaffiro all'interno. Sì. Cioè questo sandwich la struttura interno, della cassa. Sì, è tutto in vetro zaffiro. Che ho visto in una declinazione diversa, credo precedente, proprio all'evento Bulgari Mario Mossa a cui mi hai gentilmente invitato. Perché sono straordinari. Sono delle creazioni fantastiche. In passato mi è capitato qualche appassionato che me l'avesse chiesta e non si riusciva mai ad avere, perché sono cose specialissime che, vedi, presentano in fiera, la prenoti oggi e chissà quando sarà disponibile, ma averlo fatto in fiera già ti dà una priorità in più. Certo. Adesso il cliente per quello non ce l'ho, ma posso pensare a qualcuno che può essere molto interessato.
Certo. Il valore è 39.000 euro, ma è comunque un orologio straordinario. Ha questa superluminova verde acido, il movimento interno è quello che viene montato oggi sul finissimo 8 giorni, riserve di carica piccoli secondi in titanio, ma che c'è anche in oro rosa. Quindi ci stava una declinazione su una referenza più tecnica come questa. Bello. Mi ha fatto emozionare, l'ho ordinato. Voto? Voto 9.5. Ok. 9.5, sì. 9.5, sì. Sì, dai. Sì. Come creazione anche tecnica, non soltanto... stilistica, sì. Anche perché lì i gusti sono gusti, insomma. Sì. Ognuno... Quello che mi è piaciuto meno, quello che mi è piaciuto meno, che mi ha entusiasmato meno. Sì, che poi magari è comunque una bella novità, una bella presentazione, però ecco, allora, tra tutte è quella che è meno. Potrei dirtela dei marchi che trattiamo. Invece te la dirò di un marchio che non trattiamo. Sì. La novità meno necessaria. Vabbè, secondo me è facilissimo. Vai, no, dimmela tu. Il Deep Sea Nord giallo quadrante blu. Che cacchio è? Cos'è? Allora, sicuramente verrà venduto, ma è un macigno, una cassaforte in oro. Sì. Credo che sia 4 etti. Professionale. Sì, poi, sì, no? Sì. Cioè, è la novità più inutile. Perché? Non so perché. Forse per far parlare. Ma io credo che li venderanno comunque. Ma sì, te lo dicevo poco fa, li venderanno. Quello è il problema. Venderanno anche quelli. Tutto. Sì, sì, anche secondo me. Hanno clienti, ma secondo un po' specifici tutti. Specifici in tutto il mondo. Sì, secondo un po' tutti, ma anche perché è il professionale più tecnico, è un po' come l'Ultra Deep di Omega, che nasce per essere un professionale, che motivo c'è di farlo? Di farlo prezioso. Ceramica, con il ring lock ceramica, tutto oro. Non ha molto senso. No, no. Eppure, adesso, potremmo pure metterlo giù a scommessa. Mm-hmm. Che qualcuno lo compra? No, l'ha fatto Rolex. Sì. Secondo me qualcun altro... L'occhiolino l'ho visto, l'ho visto l'occhiolino. Ma qualcun altro farà qualcosa di molto simile. Di assolutamente non necessario, ma per far vedere che lo possono fare. Sì, è la solita corsa tra di loro, perché poi... Sono due marchi... elevati, validi entrambi, non c'è bisogno che si... Sì, secondo me non ci sarebbe neppure bisogno, anzi... Ma anche perché il mondo è proprio diviso in due, chi compra uno alla fine non compra l'altro, e poi c'è una buona porzione di clienti che compra entrambi e se ne frega. Che compra entrambi, sì, io sono sicuramente tra quelli, stiamo parlando di Omega per chi non lo avesse capito. L'hanno capito tutti. La regia l'aveva capito anche la regia, quindi... Potrei parlare di novità della fiera per ore. Sì, lo so, infatti stavo pensando come facciamo a parlare della fiera in una puntata di 20 Dovresti minuti. Dovresti fare uno speciale. Facciamo uno speciale. Di un pomeriggio. C'è un'altra novità che mi è piaciuta tanto. Sì. E che hai già qui in negozio, ne ho già parlato. Sì. Ah sì? Sì, Nomos colorate. Ah, ma sì, ne abbiamo parlato come anteprima nel precedente Talk Café. Sì, io ne ho parlato in un altro video, una live, mi pare. Mm-hmm. Ce li hai già qui, quindi ho avuto modo di vederli. Filmarli, i Tangente, okay. 175 anni della manifattura di Castro, troppo simpatici. Sono stupendi. Troppo belli. Si hanno fatto questa operazione che è stata già fatta in passato, non di questa entità. Infatti, devo dire, lo stand Nomos in fiera, Voce Siamo. Mi dicevi, era super frequentato. Ma pieno di gente saltata da questa, perché sì, sono tutti troppo belli. Sì, ha creato 31 pezzi in edizione limitata, quindi per ogni pezzo ci sono 175 nel mondo. Per l'Italia, ricordiamo, siamo noi e altri 5 concessionari a venderli in esclusiva. Abbiamo già ricevuto i primi 6 e riceveremo i successivi 6 pezzi per settimana. Nell'ultima settimana ne riceveremo 7, chiaramente essendo 31. Breve. Un pezzo per colore? Un pezzo per colore. Ok. Tutti quindi tutti super esclusivi. E c'è già chi mi ha contattato, mi ha chiesto: mi tieni questo e quello? Ho detto no, quando vieni, non so neanche io quando arrivano. Quando verrai, quello che troverai, ciò che ti piace di più, comprerai. E non puoi mettere da parte cose di questo tipo. Poi la soglia psicologica del prezzo. Costano pochissimo, mi dicevi. Sotto i 2.000, credo 1.950 se non ricordo male. Carica manuale con fondello in vetro zaffiro. Il solito bellissimo Tangente, super iconico di Nomos. Con grande data e piccoli secondi. Un modello secondo me... Sì, iconico. Il più vincente. Bello. Allora, ne stavo parlando io. Mi è piaciuta tanto. Scusa. Sì. No, che scusa. Nel senso che gli voglio dare anche il voto. Perché stavo già perdendo su tutte le altre colorazioni che devono arrivare. Sono tantissime, sì. No, gli volevo dare un voto. Secondo me operazione da
8,5, ma solo per non esagerare. 8,5 è giustissimo, anche perché sennò diamo solo voti alti. Sì, vabbè, che non gli si può dare un voto basso, a parte che sono bellissimi, costano poco. Movimento di manifattura, al solito, Nomos, grande qualità, prezzi veramente per tutti, cioè, sì, cioè, sì. C'è poco da dire. È incredibile. Ma poi vedrai, limitati, sarà... colorati, insomma. Sarà c'è un tutto. Fenomeno, perché tutte le edizioni limitate che ha fatto Nomos in passato, quasi tutte, soprattutto quelle su Tangente, sono addirittura si sono apprezzate nel tempo, cioè quell'edizione che hanno fatto per il mercato giapponese. Ma anche perché costano pochissimo. Cioè, una volta che lo paghi... Sì, bellissimo. Rosso al centro, tutto l'ho visto. Una volta che lo paghi meno di 2.000, cioè, fra un paio d'anni, quanto lo vuoi pagare? Un orologio elegante, limitato, numerato, calibro di manifattura... Cresce senz'altro il prezzo. E adesso che credo sia basso, sì, sì. Eh sì, beh, l'hanno fatto anche perché son tante versioni, per sì, assicurarsi sì. Un po', penso anche la certezza di venderle tutte, ma comunque dubbi, ma pure per, dubbi non no, ce n'erano. Ma pure per divertirsi, penso. Sì, sì, questo è proprio un esercizio di stile. Sì. Infatti è l'unica novità presentata quest'anno da Nomos. Sì, beh, hanno fatto un gran lavoro, 31 varianti. Ha fatto un lavoro pazzesco di abbinamenti di colori. E poi tutti i nomi di ogni modello sono nomi tedeschi che si saranno un sacco divertiti a trovare e sono tutti incisi sul fondello. Ma sai cosa? Poi secondo me pochi si aspettavano da questa serietà tipicamente, no? Tipicamente tedesca sì, sì. Di Nomos. All'improvviso hanno iniziato a tirare fuori roba colorata dai club campus sì. Ai club sport fino a questi Tangente sì, si sì. Stanno proprio sbizzarrendo con i colori sì, però stanno cavalcando tutti, si vendono tutti e stanno tutti cavalcando colori. Secondo me quello che oggi chiede il mondo degli appassionati, almeno questa è la mia sensazione, un po' sono anche io così, qualcosa che sdrammatizzi un po' certo. Quando parli di un certo tipo di orologeria, quindi che non sia l'alta orologeria necessariamente, perché come vediamo nei build collection orologi eleganti, seri, bellissimi, però ci si può anche divertire soprattutto a prezzi più bassi e allora certo. Nomos secondo me sta facendo bene. Non vai a fare un crono di Vacheron Constantin tutto oro con un quadrante fucsia, non avrebbe poco senso, però qualcuno ci ha provato, De Mar Piguet, te lo ricordi il crono viola? Sì, sì. Tra l'altro amatissimo. Ma continuano super. A farli. Lo fanno ancora? Fanno ogni tanto queste edizioni limitate con quadranti particolari. Poi o con i personaggi della Marvel. Spesso full pavé, sì. Sì, sì. I personaggi della Marvel hanno fatto già Black Panther, Spider-Man. Sì, tra l'altro a prezzi fotonici. Ma a me è capitato di provare a procurare a un cliente un Black Panther. Se ha un prezzo di listino, ovviamente non lo trovi tramite boutique, devi passare tramite qualche reseller o personaggio internazionale ben noto anche per i suoi markup sul prezzo. E quindi diciamo che se costava 175k, meno di 300 non lo trovavi. Cioè... Credo che, come direbbe un amico, tipo meglio comprare un aereo, vuoi mettere... Ti compri un yacht. Ti compri un bello yacht. Ma parlando Black di Watches... Panther lo puoi amare quanto vuoi, ma no, appunto... Beh, ma veramente li devi trovare a terra, 300.000 per il Black Panther di Audemars Piguet. Ma detto questo, sì. Dato che Watches and Wonders potremmo parlarne un pomeriggio, e lo faremo in d'accordo, uno speciale, ci sta. Abbiamo il nostro unboxing. Oh yeah. E siamo a tema Watches and Wonders. Bravo. Quindi... L'hai centrata. Parecchiamo per l'unboxing di questo Toccafè, Watches and Wonders. Per l'unboxing, sì, del Toccafè, questa volta presentiamo una novità già arrivata in esclusiva presentata a Watches and Wonders. Ed è okay. Questo fantastico BR05 in ceramica matte, LUM, quindi con luminova verde, quadrante open work. Questo è il tuo orologio. Sì, questo è uno dei tuoi orologi, nero, che matte. Io comprerei subito, senza pensarci. È vero. Sono 500 pezzi mondo ed è riportato anche sul fondello. Precisamente loro la numerazione la mettono sulla massa oscillante. Ok, quindi un'edizione limitata, sì. Ma per qualche occasione particolare o no, loro ogni per fare anno un limitato? Presentano edizioni limitate ogni okay. Anno. Devo dire che così Open Work sono arrivati alla loro, credo, quinta versione, perché sono partiti con un tono su tono in acciaio, poi hanno fatto una versione con vetro fumé scuro, una uh-huh. versione in verde, una versione in tipo ambra cioccolato. E questa è l'ultima, quindi credo 5.
te lo prendo così lo... Questa è un'altra figata, proprio leggerissima. La... Tutto ceramica. Eccezionale, guarda. Bello, bellissimo, veramente bello. Un orologio proprio invitante. Sì, uno di quegli orologi particolari che ti caratterizzano come persona, secondo me. Sì. Per quello tu... ami questi orologi. Questi orologi scuri. Sì. No, non soltanto scuri, matte, come anche il finissimo titanio che hai al polso, come il Belleros, come il Panerai, come l'IVC Petronas. Bravo, sono sì, tutti sono matte. Sono tutti matte. A me non piacciono molto gli orologi lucidi. Ce ne ho di orologi lucidi, ovviamente. Certo. Però mi piacciono le cose un po' più underrated, un po' più discrete. Un po' più discrete. Ecco, il lusso bello. Discreto per me è la miglior forma di espressione. Hai ragione, è sinonimo di eleganza. Grazie. E parlando di lusso discreto, qui non abbiamo il cartellino di questo orologio, ma credo il che cartellino? Siamo sui 9500. Ah, ok. Beh, un full ceramica non è assolutamente troppo. E poi ci sono, c'è sempre questa particolarità che mi piace far notare, e cioè Belleros che riesce a posizionare sempre con perfetta simmetria le viti non soltanto della lunetta ma anche delle spallette proteggicorona. E ogni volta lo faccio notare perché lo fanno in pochi. Ma guarda, posso dirti una cosa? Belleros ormai è un marchio che è così cresciuto negli anni di popolarità anche perché ha davvero fatto investimenti importanti sotto il profilo non solo del design ma anche della tecnica. Quel dettaglio che tu fai notare puntualmente è un dettaglio che denota veramente una grande attenzione ai particolari. Sì, e anche la voglia di farlo, perché credo costi più che, certo. che farle tu capitare casualmente. Tu pensa che oggi ci sono fior fior di maison che ancora non riescono a centrare i fondelli. No, no. Ah, sì, i fondelli, sì, certo. Quindi tu trovi... No, nessuno, storte. Tranne Omega, Omega perché ha il controfondello, no? Perché l'opposizione poi si avvita. Naiad Lock. Me lo raccontavi tu, me lo spiegavi tu. Sì. C'è qualcun altro che c'entra i fondelli, però per molti è diciamo un'impresa che non vale lo sforzo. Sì, esatto, esatto. Invece questa attenzione a me piace, Belleros. E quindi così facendo sono cresciuti ovviamente anche come posizionamento prezzo, quindi come punto prezzo. Oggi questo è un marchio che entra con ogni diritto davvero nel panorama dei medio-alti. E poi è un open work, così come lo definivi, però vedo anche che ha una scheletratura importante, quindi non è soltanto un quadrante aperto come i famosi open work, ma è scheletrato, il bariletto è scheletrato, ponti sono vuoti, è un bel lavoro. In tutta sincerità, questo nel codice della referenza ha SK scritto, quindi è uno scheletrato. Sì, uno scheletro. Sì, ma si vede. Sì. Vedi, il bariletto completamente svuotato, così come gli altri ponti. Bello, un bel lavoro. Fantastico. E questo ha un prezzo di listino di 9.500 euro. Ok. Adesso ti faccio vedere altre due versioni che sono state realizzate sempre in ceramica, perché la cassa BR05 di Belleros non è mai stata realizzata in ceramica, è sempre stata fatta in acciaio o acciaio oro. Infatti questa fiera, questo Watches and Wonders, ha messo un grande focus su questa cassa di Belleros e su queste novità in ceramica. Ok, lo facciamo nella selezione, il nostro ultimo capitolo del Toccafè. Ti faccio vedere qualche altra novità analoga e un'altra un po' più preziosa, meravigliosa. Ok. Allora Ale, sempre a tema novità Watches and Wonders, ti ho preparato una selezione di orologi. Sì, ultima parte del nostro Toccafè, la tua selezione, la selezione Mario Mossa con un budget di 30.000 euro. Di 30.000. Oggi, che mi hai preparato? Ti ho preparato questo trittico di altre novità di Belleros che rispettano appunto il budget che mi avevi comunicato. Ma tutte Watches and Wonders? Tutte Watches and Wonders. Rimaniamo a tema quindi. Sì, per darti un esempio, appena entrato nello stand Belleros c'è questa moto messa al centro con incassato un particolare supporto sul manubrio con questo orologio che vedi qui al centro. È una collaborazione speciale cattivissimo fatta... questo orologio. Sì, questo è pazzesco. Una collaborazione speciale fatta con Black Track che sviluppa e produce moto molto avveniristiche.
Sì, un po' sul concetto degli stealth fighter, sai, di questi aerei militari tutti neri. Così è stato realizzato questo orologio che anche sul quadrante ricorda un po' i contachilometri contagiri del motore. Bellissimo. Anche il cinturino ricorda un po' la sella. E la cassa, partendo da una BR-03, è stata sviluppata per ricordare le forme della Black Track. È molto, molto aggressivo come orologio, è come molti crono di Belle Rosse, tra l'altro, sì. Che mi hanno sempre affascinato proprio per la loro modernità, una di quelle cose che può essere soltanto di questo tempo, sì, no? Non il solito orologio. Bello, guarda anche come sono belle queste viti che chiudono la cassa, che partono dall'alto e scompaiono. Sì. E questa, dicevo, un'edizione limitata a 500 esemplari mondo. Ok. Pochi, non ti danno la moto se compri l'orologio, ma sarebbe più plausibile il contrario, ma no, devi comprare l'orologio e la moto. E la moto. Bello. E poi? Poi abbiamo sulla scia di quel bellissimo unboxing che abbiamo fatto prima, questa è un'edizione normale di collezione, insomma, sempre della cassa BR-05 con ceramica lucida e satinata. È un gioiello questo, un gioiello di ceramica. Questo è fantastico. È una cosa più ordinaria rispetto a quella limited edition che abbiamo visto prima in ceramica tutta matte. Sì, un po' soprattutto per il quadrante forse, perché poi la lavorazione della cassa invece è molto molto particolare, molto esclusiva. Vedi che bella quella satinatura verticale che c'è, che è la stessa che viene utilizzata anche questa sui qui, modelli in acciaio. Sì. Bello, molto particolare. Non mi hai ancora detto i prezzi di listino però di questi orologi. No, perdonami. Allora, il Black Track viene 6.990. Ah, ok. Mentre questo qui che hai adesso, 7.600 euro. Per la costruzione full ceramic, immagino. Perché quello è un crono, questo è un solo tempo con data. Sì. Però... però sostanzialmente è la ceramica che costa tanto. Che fa, sì. Costa sì. tanto. Tu che hai tanti orologi in ceramica, perché sì. molto spesso si sente parlare di una certa fragilità, sì. ma ne hai mai rotto qualcuno? No, per rompere un orologio in ceramica devi veramente sbatterlo con forza contro una parete di marmo. Che, insomma, non è così fragile come si tende a credere. No, la ceramica... Allora, ti faccio una... perché qui è d'obbligo, già che parliamo di Belle Rosse, uno può pensare costano troppo, non è un marchio così conosciuto, tutto il contrario, è un marchio che ormai è in attività da qualche decennio, ha avuto, come dicevo prima, un successo sempre più crescente. Dobbiamo sapere che Chanel ha delle quote, ha investito in Belle Rosse, quindi forse Belle non Rosse... a caso arriva la ceramica? Benissimo. Perché Chanel con il J12, con il J12. Può accedere alla ceramica di Chanel. Ah, ok. Quindi parliamo Chanel, del top. Esatto, è tra le più dure al mondo, nonché misurata 8 sulla scala di Moss, dove 9 è il diamante, quindi una ceramica è un elemento... molto dura. Mm-hmm. Sì, molto dura. Detto okay. ciò, ti do anche un altro insight. La stessa azienda, gruppo proprietaria di Chanel e di Belle Rosse, ha delle quote anche in Jour. Ah, sì. non sapevo questo. Sapevo che Chanel, ma lo sanno un po' tutti, ha acquisito il 20% della manifattura Kenissi, esatto, fondata da Tudor, sì. ma non sapevo. Si stanno espandendo nel mondo dell'orologeria in maniera prepotente. Devo dire sì, e neanche infatti in maniera troppo soft. Ma Jour addirittura sì. Bello. Sì, significa che Jour potrà fare cose ancora più belle e complicate che sognerò la notte, ma che sarebbe da bello, appassionato mi fa piacere avere qualche pezzo prodotto in più dei Jour, però è complicato. Sì, è complicato. Sì, sono troppe poche unità prodotte l'anno. È anche un po' il bello di Jour. Sì, che sia così difficile accedervi. Terminiamo sì? con quest'altra un altro splendida crono. Novità. Sì, un altro crono, sempre su cassa BR-05. Questo è un acciaio oro con quadrante grigio soleil. Questo è proprio bello, eh? È veramente un orologio
giusto, fatto benissimo, e l'oro è anche sapientemente dosato. Sì, 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 oro rosa immagino, sì, perché sì, è veramente molto discreto. Sì. Molto discreto e si sposa benissimo con l'acciaio, con i colori del quadrante, dei subcontatori. Bello, veramente bello questo. Poi c'è questo cinturino in caucciù del VR05 che ormai ha avuto un successo e continua a piacere tanto, sai, così rigato. Sì, sì, c'ha questo stile... È proprio piacevole. Bene, sì, sì. Anche la qualità. Sì. Si sente che è un'ottima qualità. Sì, sì. Fondello a vista. E poi c'è questa massa oscillante molto, sì, molto che, bella. Che è anche lì presente sul ceramico, ho visto. Sì, 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 è la stessa. Sì, sembra una ruota. Qui un po' scuro, si nota poco. Però sì, è una ruota che gira. Vedi, ovviamente ha una ruota stellata, diciamo. Sì, sì. E ha il peso più... diciamo il peso maggiorato lì dove c'è la massa oscillante. 100 metri, listino? Il listino di questo è 9.800 euro per la versione con caucciù. Con caucciù, perché c'è anche un braccialato acciaio oro, mi dicevi. Sì, c'è la versione braccialata che ovviamente costa un po' di più e siamo 14 e qualcosina. Ok, vabbè, quindi sei rimasto tranquillamente entro i 30.000 euro, ma c'è pure regalato uno scorcio su belle rosse, sulle novità, sulle ultimissime novità di, sì, Watches and Wonders. Belli, rosse, tutti belli ed esclusivi indubbiamente, anche perché arrivati a certi prezzi credo che siano orologi che acquista chi davvero è consapevole, sì, di ciò che sta facendo. Sì, decisamente sì. Chi conosce Belen Ross, a cui stavo per dire, mi auguro che daremo ancora più visibilità, perché è un marchio che merita veramente tantissima attenzione, ha una creatività pazzesca. Sì, nella, questo è in dubbio. Tre orologi Belle Rosse, ma sembrano tre maison diverse. Tre maison diverse. Sono cose diverse. Sì, sì, sì. Belli, molto belli. A me belli. È un marchio che entusiasma tanto. È uno dei primi che ti ho visto al polso da quando ci conosciamo. E no? Quindi ci conosciamo da tanto, perché è stato, sì, uno dei primi orologi che mi sono preso. Ah, ecco. Sì. Ah, non lo sapevo. Sì, sì. Sì, te l'ho spesso visto al polso. Era uno dei tuoi preferiti. Il camouflage, chissà, lo reintrodurranno, perché tutte le volte che hanno fatto un camouflage l'hanno stravenduto. Sì, è bello, bello, bello. Nico, grazie mille per questa chiacchierata. Ci vediamo... Ci vediamo per uno speciale allora. D'accordo, su Watches and Wonders. Perché ne avrai da raccontare, immagino. Un pomeriggio intero. Ok, vediamo di fare una puntata lunga. Ciao, grazie, alla prossima. Grazie a te.